70ª edizione della Fiera di Polpenazza, la Fiera del Vino, inaugurazione, oggi tra l'altro presenti i sindaci della Valtellina, i nuovi eletti e anche chi c'era già in corso. Sindaco, è una grande situazione, ieri sera avete avuto grandi presenze. Sia ieri sera sia venerdì sera, per cui non avremmo potuto chiedere di meglio visto che abbiamo riempito completamente le piazze del nostro bellissimo comune. Oggi sono molto contento del fatto che sono accorsi, io credo, praticamente tutti i sindaci della Valtellina, tra eletti precedentemente e neoeletti. Vuol dire che la Fiera del Vino è un grande richiamo anche per i politici e gli amministratori locali, anche perché qui si cerca di fare squadra per sviluppare sempre di più il nostro territorio, per fare in modo che le eccellenze del nostro territorio siano promosse a 360 gradi. Fabio Rolfi, assessore all'agricoltura della Regione Lombardia, non poteva mancare a questa inaugurazione. 70 anni, Fabio, 70 anni di successi, 70 anni di dimostrazione che l'agricoltura, la vitivinicoltura in Lombardia è all'avanguardia. Sì, 70 anni è la testimonianza di una comunità quale Polpenazza è viva, partecipe, insomma, che si rinnova ogni anno, e bisogna fargli vivi i complimenti. Il fatto che anche quest'anno aumentano gli espositori e anche la qualità dei vini è la testimonianza di una comunità che crede nell'attività agricola. Poi sul Garda, agricoltura, viticoltura, non è solo la qualità del prodotto, ormai apprezzata a livello internazionale, ma è un'idea di concepire il territorio e il turismo anche di cui vive il territorio, non soltanto il turismo, chiamiamolo balneare, cioè il lago in sé, ma anche ciò che il territorio offre in termini di ricchezza ambientale, di produzione agricola, di trasformazione enogastronomica, di biodiversità di cui l'agricoltura si alimenta. Insomma, la giusta visione dello sviluppo territoriale e anche dello sviluppo agricolo. La tua presenza qui oggi ci dà orgoglio, anche perché gli assessori regionali dell'agricoltura era difficile vederli in fiera a Polpenazza. Questo significa che l'attenzione della regione anche per l'angolo di Garda, che in fondo alla regione c'è. Io voglio aiutare in tutti i modi che mi sono possibili, chiaramente non posso promettere miracoli, i nostri straordinari produttori sul Garda, anche i microproduttori, che però fanno prodotti eccellenti, di una qualità unica, che devono sempre più farsi conoscere e devono sempre più avere un territorio locale attento all'ambiente, perché è fondamentale per l'attività agricola. Oramai la Fiera di Polpenazza possiamo dire inaugurata ma conclusa, nel senso che il successo è qui, l'abbiamo visto ieri sera, venerdì, lo vediamo oggi, lo vedremo oggi e domani, quando noi andremo in onda la fiera sarà finita. Massimo Corazza è il direttore, è il coordinatore della fiera, al quale chiediamo dei numeri, perché quest'anno i numeri sono eccezionali. Sono impressionanti, nel senso ci fa piacere, nel senso noi ci impegniamo perché questa manifestazione avvenga nel migliore dei modi, ma gestire 30 cantine, gestire le bancarelle, lo street food, il ristoro, la paninoteca, cioè sono davvero tante componenti che è mio compito dover assemblare e fare in modo che vadano nella direzione giusta, in modo che tutta la gente che venga a Polpenazza ne traga beneficio. Prima dicevo il sindaco che avete riempito altri spazi. L'anno prossimo il paese è un paese piccolo, esatto. Dicevo, perché l'anno prossimo. Esatto, proprio quello. Abbiamo fatto questo esperimento riuscito di aprire Via della Parola, che era una via secondaria, però visto l'afflusso di gente abbiamo avuto un buon riscontro, e siccome che ne abbiamo usato metà di questa via, adesso ne useremo anche l'altra metà, sperando che vada tutto bene. Complimenti. Grazie a voi.